Paolo Rossi. Farò in questo punto una storia che voglio dedicare un omaggio a Dario Fo e nell'occorrenza mi sbarazzo dell'asta, che la prendano al volo. Il problema è questo, racconterò una storia, forse ho rotto il microfono, che è dedicata dove ci sono due personaggi, uno è Gesù, l'altro è Cossiga. Sono due personaggi, uno è Gesù che dall'anno zero al 1992 ha fatto molto per l'umanità, l'altro è Cossiga che ha fatto qualcosa di interessante soprattutto negli anni 70. La storia la racconterò come me l'ha raccontata un tassista ferrarese, ma per renderla comprensibile ovunque la infiorirò di termini portoricani e triestini. Il racconto del tassista ferrarese più o meno faceva così. Sono un tassista ferrarese ora, in taxi. Fatto mimo, si vede, taxi. Ero lì, ero dire che stavo andando, ero lì, ero dietro che stavo andando. A un certo punto mi appare un tipo, una faccia conosciuta, che mi fa autostop. Dice, ma dove l'ho già visto che? Al sentate trio, lo guardo, dice, ma dove l'ho già visto che? Improvvisamente mi veniva un dubbio, perché quando si è arrivati all'autogrill, lui improvvisamente la fa. In verità, le dico, dovrei fermarmi alla toilette. E il dubbio, la conferma, l'ha avuta quando siamo entrati dentro l'autogrill. Perché lui è centrale, mi avvisava vicino al balcone, e l'ha detto, ragazzo cameriere, un caffè e una brioche. E il cameriere, subito dottore. Non sono dottore, basta signore. Va bene signore, no? Signore del cielo e della terra, questa è la dicitura precisa. Non mi è venuto il dubbio, mi è venuto il dubbio. Aguti subito, ma scusi, ma lei è Gesù Cristo? Vabbè no allora. E può dimostrare che lei è Gesù Cristo subito e stava bevendo un caffè, sta mangiando una brioche, fa tac, in un secondo, 717 brioche, 717 assi di caffè. Mi ha detto miracolo, il cameriere l'ha detto miracolo, sti numero un, chi è che lava tutte queste tassine e mangia tutte queste brioche adesso? E il Gesù si è incazzato, la Vardà l'ha fatta la benedizione a metà, quella clama andare mengo. Infatti le andare mengo, da quel dito di camion quando passava, si ferma l'autogrill, no, quella del cameriere con l'andare mengo. Mi ha preso dal fascio, ho detto, ma Gesù, Gesù, dove devo portarlo? E mi porti per favore a Bologna. A Bologna, perché? Vedi, tanti anni fa a Bologna, la stazione, gli ha occupato della gente, io trovo ancora i colpevoli, e come sempre, quando si trova preso i colpevoli, i debiti, chi li paga? Chi li paga? Paghi mi li paghi. Oh Gesù, e come paghi i debiti? Mi crocifiggio? Convenzione? Ma come si crocifigge? Mi crocifiggio? Ma dov'è la croce? Le chiede dentro la 24 ore. Oh miracolo! No, no, l'ha fatta una fabbrica di Brescia, le pratiche smontate. La smontà, la croce, la montata. Guarda come sono bravo a montarla, guarda come sono bravo a inciodarmi da solo, guarda. Ma che ogni tanto sbaglio anche mio, inciodarmi da solo. In quel passava per le strade di Bologna il presidente Cossiga, che l'era dredri l'ex presidente Cossiga, che sempre si chiama presidente però dentro i nostri cuori. E girava e diceva, se ne trovo solo un che dice che sono arteriosclerotico, un sol, che do due schiaffi in copia, un sol che mi ricorda la gladio, do un calcio nel culo. E girava per cercare, e Gesù tentava di incerarsi, e sol fa, uè barbù, che se gira subito. Sì, barbù, per favore, e sa inciudare? Se so inciudare, sono presidente, anche se sono ex presidente, sono presidente, so inciudare, scrivere, incazzarmi, telefonare, riapparire in televisione, disapparire, riapparire, no, domanda solo se sa inciudare. Se so inciudare, so inciudare, scrivere, incazzarmi, mettermi il maglietto a marinaio, da medaglio, da capitano, dal piede, mi giro, mi volo, no, mi dico solo se sa inciudare. Se so inciudare, so inciudare, scrivere, telefonare, incazzarmi, telefonare, andare in televisione, basta! Voglio ancora pensare, ma già sono spaventato. Ti trovo da solo se ti so. Songela, scrivetele, ma basta! Ti faccio un miracolo all'incontrario, ti faccio perdere la voce! Ti songela, sei parta! Ti mando il fluido, gli ha mandato il fluido si è partì. Si arriva al cervello del presidente, appena il fluido, le arriva al cervello del presidente, e il fluido ha detto, ma chi è il cazzo? L'embrio. Questo sto facendo. Mamma mia, paura! Papi!
perché anche questa prova? Papi! Senza, sì, senza lenciodie! Lenciola, propriamente lenciodava, era ormai le 7 di mattina, usciva tutta la città di Bologna che andava a lavorare, che vista tutta d'assieme, la sembrava il quadro del quarto stato. Ti rappresenti quel con la contadina incazzata con la giacca qua che avanza, con la donna col putel vicino, con quell'altro incazzato anche lui con le mani in tasca, cammino alle gomme, lui lo valeva, con quel detrio con la bandiera, avanti, con quelle biciclette, dai, andiamo, con quell'altro detrio ancora, ma ce l'ha il portafoglio, che sta, c'ho il putel che ce l'ha il portafoglio, mio cognato, basta! Li componeve! Siamo un quadro! Guarda il presidente! Guarda il presidente lì! Uè, Barbun, chi è? Seconda volta che sei giù. Ti che ti cancia dal Jesus davanti alla stazione di Bologna? Me? Come permetti? Mi stavo passando qui per caso, stavo passando qui per caso. Quando questo povero Cristo, stava tentando inciadarsi da solo, non gli arrivava, è cascato il martello e si è cascato il chiodo. E il chiodo si finì in mezzo alla strada, anche il martello oltre la fontana in mezzo alla piazza. E il chiodo si è rimasto lì in mezzo alla strada, se in quello passava un tram che con la gomma la schizza al chiodo, che le volai il chiodo verso il cielo, sulla grondaia. E il martello si è rimasto lì, ma passava un putel, pum, le da un calcio, il martello le volà dentro la stazione. E il chiodo schizzando sulla grondaia, le finì nel cielo, che passava un piccione, con la bocca aperta, che lanciava il chiodo in mezzo alla bocca del becco. E il martello, il saria volà dentro la stazione, ma in quel partiva il trinco di Goro Ferrara. E il capo stazione con la paletta fa partenza, la vista, il martello che va, fa la smassata, e il ciodo gli arrivava da là, perché, e il martello arrivava da qua, e il pizzon col chiodo in bocca, il piccione col chiodo in bocca, che cazzo faccio con un chiodo in bocca? La sputa il ciodo, e il ciodo si finisce il martello, man su lei, ciodo su martello, martello su ciodo, e si è giù da solo. E sei inciudata solo. Scusa, e tutto questo si è successo mentre ti passavi di? Sì? Oh. Allora le verche porti sfiga.